convegno che facciamo in più città d'Italia, abbiamo un po' girato, per IATA, fatto dagli IATA, solo ed esclusivamente noi per voi e voi per noi. Abbiamo avuto questa idea appoggiandoci al CESP, Centro Studi Scuola Pubblica, perché abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di pensare un po' a noi, di confrontarci un po' e di, che so, magari arrivare a capire che se ci informiamo e formiamo, magari possiamo anche capire che qualcosa si può fare. Detto questo, non perdo tempo, due cose tecniche. Io ho i miei due compagni di viaggio di questa avventura, che comunque proseguirà, ricomincerà chiaramente, adesso ne abbiamo ancora uno probabilmente a giugno di convegno giù, poi riprendiamo a ottobre, diciamo settembre-ottobre, con le altre città che non abbiamo avuto tempo di fare chiaramente. E siamo così strutturati: Domenico Montuori di SGA da Roma, Vanna Vanni da Teramo e poi ci sono io da Torino, assistente amministrativo. Detto questo, io li ringrazio. Faremo una pausa alle 11, cerchiamo di tirare, qui ci prendiamo un caffè che vi offriamo e qualche cosina che avranno preparato, e poi dopo questa pausetta ci risediamo e magari facciamo tutti i dibattiti prima, quindi dopo le 11 ce la facciamo, sì? Facciamo i dibattiti, gli interventi, eh? Ecco, allora fino alle 11 ci ascoltate. E prendete appunti sulle critiche e sulle cose da dire e da fare dopo. Dopo la pausa invece la parola sta a voi, e facciamo una chiacchierata insieme. Detto questo, buon lavoro a tutti, a noi e a voi. Okay? Allora, Domenico Montuori, l'autonomia, com'è cambiata il ruolo degli ATA in realtà nella scuola dell'autonomia? Ormai da 15 anni. Grazie. Allora, buongiorno, intanto grazie per l'accoglienza. Mi chiamo Domenico Montuori, attualmente faccio il DSGA all'Istituto Comprensivo Pio La Torre di Roma. Allora, io dovrei parlare dell'autonomia, come è cambiato il ruolo degli ATA nell'autonomia. Intanto questo processo di innovazione, quindi di disastro per la scuola pubblica statale, inizia da tanti anni prima, insomma, da almeno 15 anni, io direi anche 20 anni prima, insomma. Il personale ATA è quello che è stato più colpito da questo cosiddetto processo di innovazione. Nel settore privato questo processo si chiama ristrutturazione, nelle fabbriche si chiama appunto ristrutturazione, costo del lavoro, mentre nella scuola si chiama innovazione, processi di riforma, revisione e taglio della spesa pubblica, cioè l'obiettivo è sempre quello, insomma, quello di tagliare il personale, soltanto quello e l'obiettivo, insomma, e con l'aumento chiaramente dei carichi di lavoro per il personale. Parliamo del personale ATA, quindi del personale ATA. Questo, l'autonomia come è iniziata? L'autonomia, due parole, è stato veramente un disastro per la scuola pubblica statale, perché poi effettivamente non è un'autonomia, perché poi le decisioni vengono sempre prese a livello centralizzato, insomma, cioè noi dobbiamo gestire le miserie decise in altri luoghi, insomma, questo mi sembra chi lavora nella scuola lo sa benissimo, insomma. Quindi l'autonomia scolastica effettivamente come processo che noi intendiamo, quindi a livello di gestire una scuola anche come comunità educante, non esiste, insomma. Allora, iniziato questo processo,
nel 2000, però è iniziato anche prima con l'articolo 21 della legge 59-97 che ha riconosciuto la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa a tutte le scuole. Poi c'è stato il DPR. Il DPR, quando uno dice decreto Presidente della Repubblica, sono semplicemente dei regolamenti applicativi. E la 200, il DPR 275 del 99 ha definito le forme e i contenuti dell'autonomia scolastica. La cosa, il decreto più importante è stato quello, il decreto legislativo 59 del 98, che ha attribuito a tutti i presidi e ai direttori didattici la qualifica dirigenziale. Cerco di non tediarvi troppo con tutte queste cose, insomma, però per arrivare poi al nocciolo del problema, insomma. L'articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001, che poi sapete che è il cosiddetto testo unico del pubblico impiego, definisce il ruolo del dirigente scolastico e stabilisce i ruoli e le competenze che spettano allo stesso. Ve lo leggo soltanto questo pezzo, poi entriamo nel merito. Cosa aspetta il dirigente scolastico? La responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, strumentali, dei risultati del servizio, autonomi poteri di direzione, oltre all'organizzazione dell'attività scolastica, secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e la titolarità delle relazioni sindacali. Insomma, il preside e il direttore didattico diventano, quindi i dirigenti diventano dei veri e propri datori di lavoro, con tutti i poteri che ne conseguono. Infatti, se voi ci fate caso, per esempio i collaboratori dei dirigenti non vengono più votati dai collegi dei docenti, ma almeno due collaboratori, oppure due collaboratori, vengono scelti direttamente dal dirigente scolastico. Insomma. Un'altra cosa importante con l'autonomia, diciamo, è stato istituito il documento più importante per una scuola, che veramente io non sopporto sinceramente, lo dico a livello proprio personale e politico, tra virgolette, è il POF, piano dell'offerta formativa, cioè che secondo me è un acronimo terribile, perché non dovrebbe essere per la scuola, non ci dovrebbe essere un'offerta, insomma, cioè la scuola non è né un supermercato né un altro luogo di vendita di servizi. Con il POF, quindi con il POF le scuole si mettono sul mercato, offrono, diciamo, i servizi, le famiglie e gli studenti, gli alunni, quelli più piccoli, vengono definiti utenti, se non addirittura clienti. Quindi la scuola comincia a vendere dei prodotti, insomma. Quindi la scuola non viene più considerata una comunità educante, ma un luogo dove viene offerto un servizio. La scuola non si può definire un servizio, la scuola è un diritto. L'istruzione è un diritto, oltre all'obbligo scolastico stabilito dalla Costituzione. La Costituzione stabilisce il diritto per tutte e tutti ad un'istruzione di qualità. Quindi non può essere considerato un servizio in vendita.
E qui veramente si è toccato il fondo, insomma. Allora, con l'istituzione dell'autonomia scolastica, dice vabbè, adesso abbiamo fatto questa autonomia scolastica, che facciamo? Le scuole, visto, non fanno niente, quindi deleghiamo un po' tutte le funzioni. Tutte le funzioni amministrative che una volta venivano svolte degli ex provveditorati, adesso si chiamano ambiti territoriali, no? A seconda delle regioni e delle province, poi hanno un numero romano, insomma. E vengono delegate in toto, quasi tutte, alle scuole. A questo non è corrisposto un aumento di personale, anzi, tutt'altro, sono iniziati subito i tagli, non solo di personale, ma anche di denaro, del vile denaro, insomma. Cioè, gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi praticamente, perché un aumento di funzione, un aumento di responsabilità si presume che debba corrispondere un aumento sia del personale che un aumento stipendiale. Infatti già nella finanziaria del 2000 diceva vabbè, noi vi diamo l'autonomia, insomma, però già c'è stato il taglio del 3% di tutto il personale ATA, e quindi personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Non c'è stato un aumento degli organici, c'è stata una diminuzione, già hanno iniziato nel 2000, con la finanziaria del 2000. Guardate, è importante anche, vi voglio fare soltanto un pezzetto sulle scuole private, adesso quasi tutte paritarie, no? Che sono per la maggior parte scuole cattoliche, diciamo, no? Poi ci sono le scuole paritarie, come sapete bene, dei comuni, no? Che sono sopra le scuole materne, anche quelle sono paritarie, insomma, sono scuole pubbliche. Allora, intanto per chi, vabbè, forse sono uno dei più anziani qua, forse, però per chi ha una certa età si ricorda che questi finanziamenti ci sono sempre stati, c'era sempre il sussidio annuo per le scuole autorizzate, quindi per le scuole private autorizzate e per le scuole comunali autorizzate che noi diciamo gestivamo, e anche per le scuole medie. Quindi questi finanziamenti ce ne sono sempre stati tanti. Dal 2000, con la legge del 62 del 2000, poi guardate il periodo anche storico, no? Cioè nei, diciamo, 50 anni di governi cosiddetto dei buoni democristiani, nessuno ha mai provato a fare leggi di questo genere. Questi sono periodi storici ben precisi in cui qualcuno ha fatto, permettetemi il termine, il lavoro sporco, diciamo. È un periodo storico ben preciso. Dal 2000 c'è questa legge, la legge 62 del 2000, che finanzia le scuole paritarie, ex private scuole paritarie, insomma. Voi dovete pensare che queste scuole vengono frequentate, sono sempre meno, vengono frequentate da circa il 10% degli studenti in totale, di quelli che frequentano la scuola, quindi sono veramente pochi, e diminuiscono sempre di più, ma non perché, come dicono, perché i finanziamenti sono pochi, insomma, che la scuola pubblica è un'altra cosa. La scuola pubblica, a livello anche didattico, a livello di preparazione, a livello di informazione, a livello di crescita, è un'altra cosa, insomma. Pensate che anche queste scuole difficilmente accolgono i bambini e gli alunni e gli studenti diversamente abili. A noi ce ne arrivano tantissimi che non vengono accettati dalle scuole paritarie. Allora, volevo fare soltanto, adesso voglio entrare nel merito dei finanziamenti, no? Nel 2007 il buon Fioroni
allora ministro dell'istruzione, si inventa il decreto ministeriale 21 del 1 marzo 2007 che stabilisce i capitoloni per le scuole, no? Quindi finanziamento, dicevo, dai, che sono tutti questi finanziamenti, proprio di qua. Stabiliamo due o tre capitoloni per finanziare le scuole e fanno una tabella. Io adesso farò l'esempio, se qualcuno ha la relazione lo vedrà pure, farò un esempio su un istituto comprensivo, insomma. Cosa stabilisce questo decreto, le tabelle allegate al decreto 21 del 1 marzo 2007? Cosa stabiliscono questi decreti? Che ogni circolo didattico, istituto comprensivo e scuola secondaria di primo grado, questo ricordatevi sempre i finanziamenti enormi, non è un caso alle scuole paritarie, in questo caso invece la scuola pubblica, ogni circolo didattico, istituto comprensivo e scuola secondaria di primo grado ha un finanziamento di 1.100 euro per la sede principale e poi 100 euro per ogni succursale. La cosa più, diciamo, ignobile, vergognosa secondo me, quanto vale un alunno per lo Stato adesso? Vale 8 euro, 8 euro l'anno vale, questo lo potete vedere sul decreto. E ogni alunno diversamente abile, come si dice adesso politicamente corretto, ogni alunno portatore di handicap vale 12 euro all'anno, eh? Cioè non è che 12 euro ogni minuto, insomma, all'anno. Quindi un istituto comprensivo che ha 4 plessi scolastici, 1000 alunni, 30 alunni portatori di handicap o diversamente abili, avrà un finanziamento annuo, che ho calcolato, di 9.660 euro. Con questo finanziamento, credo che appunto chi lavora sia in segreteria, di SGA, amministrativi, ma un po' tutti, con questo finanziamento ci fai poco e niente. Perché devi provvedere ad acquistare il materiale didattico per le classi, che ormai quasi nessuno fa più, insomma, provvedono i genitori purtroppo, e questo non dovrebbe essere così, provvedono veramente i genitori. Materiali igienico-sanitari, informatico, le spese postali, adesso telefoniche, esperti esterni, cioè noi siamo obbligati, se non c'è una figura esperta all'interno, a nominare l'RSPP, responsabile servizi prevenzione e protezione, per la legge 626 e adesso decreto legislativo 81 8108, e questi si fanno pagare, e si fanno pagare anche bene, visto tutti questi processi innovativi, tutti questi vista l'informatica, le nuove tecnologie. Io non sono per le nuove tecnologie, sì, le uso, però cerco di usarle il meno possibile, questa è una parentesi. Dobbiamo pagare anche l'assistenza informatica, chi ci fa l'assistenza informatica. Quindi gioco forza, anche se per esempio a scuola mia non si fa, gioco forza che questo, le scuole chiedono il contributo cosiddetto volontario. Cosiddetto volontario, che poi diventa obbligatorio, insomma. Quindi non solo gli istituti superiori, che insomma i genitori devono cacciare delle belle cifre, ma anche per gli istituti comprensivi, scuole elementari dove sono rimaste, scuole medie dove sono rimaste, insomma, per, appunto, per far fronte alle spese ordinarie. Cioè mentre noi siamo in sofferenza si danno, che ne so, 400, altri 460 milioni di euro alle scuole paritarie, insomma, oltre naturalmente a fondo cassa che i genitori, ogni classe, i genitori compra carta igienica, compra Scottex, compra saponi vari, e i genitori che vanno ad aggiustare le pareti e vanno di qua e vanno, cioè mentre diciamo gli enti locali e il ministero si riparano dietro queste cose, visto che i genitori ci tengono alla scuola pubblica,
lo fanno, insomma. Io non sono d'accordo su questo, bisogna costringere gli enti locali e il Ministero a fare certe cose. Comunque lo fanno e bisogna anche ringraziare questi genitori. Allora, altri due provvedimenti per far capire un attimo perché non tengono in considerazione, che poi veramente assurda questa cosa qui. Cioè, tu non tieni in considerazione la scuola pubblica, la scuola è il luogo dove crescono i nostri figli, i nostri nipoti e dove crescono i futuri cittadini, cioè che dovrebbero essere dei futuri cittadini responsabili, insomma, se tu non hai una scuola pubblica di qualità, insomma, ti ritrovi in situazioni veramente disastrose, insomma. Altri due provvedimenti, veramente questo è stato un bel regalo, insomma, questi sono i regalini che vengono fatti alle aziende private, insomma, non solo alle aziende grosse, aziende private, insomma. Dal 20 ottobre 2012, lo sapete, sono state dismesse tutte le linee DSL, tutte le connessioni internet alle scuole pubbliche. Cosa hanno detto? Senza motivarlo, l'hanno motivato che loro non avevano soldi, insomma, l'hanno motivato, però le scuole sì, capito? Cosa è successo questo? Che tutte le scuole si sono date da fare, è un interrogatorio, si sono date da fare per cercare le compagnie telefoniche, per contattare le compagnie telefoniche e per stipulare dei contratti, altrimenti le scuole non funzionano, è evidente. Questi contratti, a seconda delle scuole, quindi il contratto lo fai anche non solo per la sede principale, lo fai anche per le altre sedi, per far funzionare i laboratori, per permettere appunto l'utilizzo di internet anche agli altri resti della scuola. Questa operazione costa migliaia di euro l'anno, insomma, e questo è un regalo alle compagnie telefoniche. L'altro provvedimento abbastanza tosto, abbastanza forte, è che a un certo punto, dal 12 novembre 2012, una mattina, le scuole si sono ritrovate senza neanche un centesimo. Cosa è successo? Che la Banca d'Italia, chiaramente c'è un provvedimento legislativo dietro, il 12 novembre 2012 ha svuotato tutti i conti correnti delle scuole, quindi sia dei finanziamenti provenienti dallo Stato, dal Ministero, e sia i soldi dei genitori. Cosa allora bisogna fare? Ha svuotato questi conti correnti, noi ci appoggiavamo sull'istituto cassiere, sull'istituto cassiere ci appoggiamo ancora per fare i mandati, le reversali e tutti gli atti contabili. Naturalmente prima tutto questo, prima era a gratis, erano operazioni gratuite e ci venivano fuori, ultimamente pochi, ma ci venivano fuori anche degli interessi, che ne so, faccio un esempio, chi ha una mensa autogestita, che sta già in banca 500-600 mila euro e gli veniva fuori qualche interesse per il funzionamento che utilizzava per la scuola. Invece no, la scuola deve pagare anche questo servizio, quindi c'è stato un bel regalo alle banche, quindi su per giù i contratti vanno dai 1.000-1.500 a secondo dei servizi ogni anno, e in più non hai questi interessi attivi, diciamo, che prima avevi. E quindi sono tutti provvedimenti che vanno contro la scuola pubblica, insomma. Poi un altro provvedimento
che è stato fatto negli anni precedenti è quello del dimensionamento scolastico, perché non è iniziato adesso il dimensionamento scolastico, è iniziato nel 98, DPR, sempre questo regolamento, 233 del 1998, sono stati creati i primi istituti comprensivi, i primi istituti superiori, diciamo, no? Questo DPR prevedeva che la popolazione scolastica di questi istituti comprensivi doveva essere tra i 500 e i 900 alunni consolidate e prevedibilmente stabili per almeno un quinquennio. Questo perché? Per acquisire la personalità giuridica. Nessuno gliel'aveva chiesto di acquisire la personalità giuridica. Le scuole avrebbero fatto volentieri a meno, secondo me. Poi, insomma, ognuno può pensare come vuole, ma secondo me è così. Non è bastato questo, hanno fatto un altro dimensionamento scolastico, devastante questa volta. Con il decreto legge 98 del 2011 hanno stabilito che gli istituti devono avere almeno 1000 alunni. Ci sono degli istituti veramente mostri, che ne so, faccio l'esempio, l'istituto dove ero io l'anno scorso, tanto gli alunni di materna, elementare, media, gli ospedali, CTP, centri territoriali permanenti, era qualcosa di veramente incredibile, insomma, quindi c'è, cioè, una gestione, è veramente una scuola azienda. Nel 2012 la Corte Costituzionale, adesso non entro nel merito giuridico, ha detto: ragazzi, che stiamo facendo? Queste norme, c'è già un decreto, un DPR, non vanno bene, insomma. La sentenza, la numero 147 del 7 giugno 2012, non hanno fatto niente per rimediare a questo proprio giuridico, insomma, oltre che didattico-pedagogico. Un altro provvedimento che è venuto sempre successivamente all'autonomia scolastica è quello della determinazione degli organici del personale ATA. Hanno iniziato con il decreto, se non sbaglio, 201 del 2000. Come vengono stabiliti gli organici del personale ATA? Vengono stabiliti in base al numero degli alunni, e ogni anno è la stessa storia, insomma. Quindi vengono stabiliti in base al numero degli alunni, sia per i collaboratori scolastici che per gli amministrativi, per i tecnici è diverso, insomma. È chiaro che non ci può essere, questi parametri bisogna assolutamente cambiarli, perché non è possibile stabilire l'organico del personale ATA soltanto sul numero degli alunni, cioè collaboratori scolastici, il laboratorio, la pulita, la palestra, la sorveglianza, la scuola dell'infanzia, gli alunni diversamente abili, gli amministrativi, tutto quello che gli è capitato tra capo e collo, come si dice a Roma, tra capo e collo, cioè tutte le responsabilità e tutte le cose che facevano gli ex provveditorati. Mi sembra chiaro, evidente, che bisogna cambiare questi parametri. Adesso lo cominciano a dire anche gli altri, però prima non lo diceva nessuno. Da quando abbiamo un attimo iniziato a parlare di questi organici, che insomma così non vanno bene, cominciano a parlarne anche gli altri. Cercherò di andare veloce perché Vilma mi ha riportato all'ordine. Allora, ma fa così pure a scuola, voi che siete colleghe, fa così. Mamma mia, terribile. Va bene, poi il taglio grosso del personale ATA c'è stato con la legge 133, la famosa Brunetta, Gelmini e Tremonti, è stata la finanziaria degli 8 minuti, se vi ricordate bene,
L'articolo 64 ha stabilito un taglio di 87.000 docenti e 45.000 del personale ATA, quindi il 17% in un colpo soltanto nei 3 anni, però sempre il 17%. Allora, però la stagione dei tagli non è che è terminata con la Brunetta, con la legge 133 del 2008, come continua anche, è continuata, si doveva fermare nel 2011-12, guardate anche per il personale docente, si doveva fermare nel 2011-12, sta continuando la stagione tagli, guardate, paro paro proprio sta continuando. Allora nel 2013-14 abbiamo avuto un aumento esponenziale di iscrizioni degli alunni rispetto al 2011-12, questo aumento era è stato di circa 141.000 alunni. Beh, è diminuito, cioè a questo non c'è stata corrispondenza, sarebbe dovuto aumentare il personale ATA, a questo non c'è stata corrispondenza, insomma, di questo aumento, quindi i tagli assolutamente continuano. Volevo un attimo parlare, se Vilma mi dà qualche secondo, dell'esternalizzazione dei servizi, quindi degli appalti di pulizia. Allora, come è iniziata questa storia? Questa storia non è iniziata adesso, no? Né da 10 anni, né da... è iniziata agli inizi, scusate il gioco di parole, degli anni 90, quando c'è stato a Roma e in altri luoghi di questo paese, c'è stata la ristrutturazione delle fabbriche, significa licenziamento del personale praticamente, questo quando è ristrutturazione significa licenziamento del personale. Questo personale è stato immesso nelle scuole con per lavori socialmente utili. All'inizio questo personale era finanziato con il fondo per l'occupazione, la legge 236 del 93. Con il decreto interministeriale 65 i servizi di polizia vengono affidati a consorzi di imprese e di società cooperative. Ormai, mentre, e quindi vengono, il costo viene dato a carico del Ministero dell'Istruzione e degli enti locali, insomma, quindi questo personale entra nelle scuole. Ormai sono quasi tutte società per azione, mentre prima avevano un ruolo, diciamo, di ammortizzatore sociale, diciamo come la cassa integrazione adesso, per fare un paragone, insomma. Adesso queste sono proprio quasi tutte società per azione che gestiscono questo personale, sono grossissime imprese. In contemporanea c'è stata la riduzione del personale del 25%. Allora, quest'anno si è concluso una gara d'appalto nazionale, insomma, alcune regioni l'hanno conclusa, quelle più efficienti del nord chiaramente l'hanno conclusa subito entro il 31 dicembre 2013, quasi tutte, nel Lazio a febbraio e in altre parti, Campania, Sicilia, credo a luglio, qualcosa del genere, concluderanno oppure ci sono, devono ancora concludere. Allora, il finanziamento è dimezzato, porto anche degli esempi concreti, il finanziamento che lo Stato dà per queste appalti di pulizia è di circa 24.637 per ogni posto accantonato, quindi che ne so, con la mia scuola ha 4 posti accantonati, la sua ne avrà altri 4, quindi il finanziamento è questo. Significa che il finanziamento rispetto agli anni precedenti si è dimezzato. Io pagavo fatture di 16.000 euro, quest'anno ne pagherò da 9.000 euro, insomma. Quindi meno ore
di questo personale che fa, e quindi le scuole sempre più sporche e sempre diciamo ridotte peggio. Poi faccio anche delle proposte. Passo alle proposte. Chiaramente non può essere, bisogna rideterminare questi parametri per il personale ATA, cioè quello che ho detto prima, insomma, per i collaboratori scolastici bisogna vedere un po' tutto, insomma. Poi adesso hanno queste macchinette efficientissime, sono venuti questi delle pulizie, no? Degli appalti di pulizia, hanno fatto il sopralluogo in tutte le scuole, no? Ci vuole un attimo, no? Ci vuole un attimo a misurare gli spazi, no? Ci sono queste macchinette efficientissime, lo facessero anche per le scuole, per i collaboratori scolastici, insomma, se c'è una palestra, se c'è un laboratorio, se c'è un corridoio, lo facessero in questo modo, non ci vuole molto per determinare gli organici, insomma. Un'altra cosa che mi interessa molto, visto che sarebbe anche un risparmio enorme, è questo che gli assistenti tecnici assolutamente devono essere assunti anche negli istituti comprensivi, perché noi spendiamo un sacco di soldi per l'assistenza informatica e servono assolutamente, insomma. E poi anche, cioè, a noi servirebbe una formazione seria, una formazione continua che sia continua, seria, insomma, però che non che sia così. Allora, un'altra cosa che mi interessa, visto anche la circolare, sì, la nota circolare numero 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi è collegato anche questo sulle, voi sapete, sulle visite specialistiche, insomma, quello che c'è stato, questo disastro, insomma, no? Io, per esempio, i precari che si fanno, cioè o muoiono o non si fanno le visite, che non hanno né permessi retribuiti né niente, mi sembra abbastanza evidente. Io non riesco a capire perché i precari, cioè un precario che sta male è diverso da me, cioè, ma quello, cioè, penso che non se la cerchi, ma che non se la cerchi la malattia, insomma non si può parlare del personale ATA soltanto in termini di efficienza e di risparmio. Il personale ATA è importante, il primo impatto che le famiglie, che i cittadini hanno la scuola, il primo impatto è il collaboratore scolastico, è la segreteria, insomma, è quello che fa il nome della scuola, è anche l'accoglienza, e poi ne parleranno le colleghe, insomma. Quindi bisogna rivedere, bisogna ritornare alla scuola come comunità educante. Dico l'ultima cosa, poi lascio veramente la parola alle altre colleghe, cioè dove prendiamo i soldi per tutto questo? Ma i soldi ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono tantissimi di soldi, cioè basta veramente andarli a prendere, cioè andarli a cercare dai privilegi che ci sono, lasciamo perdere i privilegi politici, gli stipendi, cioè le società partecipate, per finanziamenti per opere inutili e dannose, tanto per dirne una, la TAV, no, per esempio, ma tanto per dirne una, cioè non è... Cioè, dove, cioè, basta andarli a toglierli a quelli già stabiliti per gli strumenti di morte, di distruzione, tanto per dirne uno, insomma. I soldi, guardate, ce ne sono tanti, non vengono investiti nella scuola pubblica, vengono investiti per altri. Grazie. Allora, grazie a Domenico.